Al via con il pubblico delle grandi occasioni la 49esima edizione del Flaiano Film Festival che da ieri si terrà fino al 1° luglio al Teatro d'Annunzio di Pescara. Tre proiezioni al giorno anticipate da una selezione di cortometraggi che concorrono alla 23esima edizione del Festival Internazionale Scrittura e Immagine organizzato dall'Associazione Flaiano e Fondazione Tiboni. L'inaugurazione della 49esimo Flaiano Film Festival, alla presenza del direttore artistico Riccardo Milani. Il prossimo anno sono 50 anni di premio Flaiano e usciamo da 2 anni impegnativi. Peraltro i premi si sono svolti comunque, no? Abbiamo cercato di dare un segnale forte. Ora il segnale forte va dato nella direzione del cinema, della sala. Il Flaiano Film Festival tende da sempre a includere il pubblico, no? A cercare di non fare un festival per addetti ai lavori. E questo vuol dire che quest'anno il valore aggiunto è, oltre all'inclusione, oltre al desiderio di fare film per il pubblico, di proiettare film che vadano incontro al pubblico, anche quello di recuperare l'uso della sala, l'uso della condivisione. In apertura del film Festival, la proiezione di Ghiaccio, con il protagonista Giacomo Ferrara, attore abruzzese, insieme al regista Alessio De Leonardis. Più persone vedono i film, più fa bene a tutto il cinema, quindi assolutamente ben vengano festival come il Flaiano, che è un bellissimo festival. Io, vabbè, sono abruzzese, quindi. Sono molto emozionato di essere qui stasera, di tornare a casa e essere in una vetrina così importante per l'Abruzzo e per il cinema. La cosa bella è che le sale hanno risentito molto di questa pandemia e vedere il pubblico che si riavvicina al cinema con le arene estive, con i festival, secondo me è uno dei modi migliori per ricominciare a creare quel rapporto fra pubblico e sala, quindi ben vengano. Il programma delle proiezioni è consultabile sul sito dei Premi Flaiano e sul nostro sito internet e poi ci sarà la chiusura in grande stile con le serate seguite da Rete 8 il 2 luglio con le premiazioni per la narrativa e l'italianistica, il giorno successivo, il 3 luglio, la parata di stelle di cinema, TV, radio, televisione, teatro.